Ciao ragazzi, namaste, wake up. Porca miseria, ma è possibile che ti attacchi a un termine e non capisci che è stato usato metaforicamente in quel contesto lì, per rinforzare un po' il mio disaccordo, no? Cioè, il mio pensiero, il fatto che uno non si trovava bene in un posto vuol dire che ha fallito, cioè, ma fallito nel senso metaforico, ha fallito ma nella vita, non economicamente, cavolo. Cioè, la sua speranza di andare a vivere in America e i suoi sogni American Dreams sono svaniti, quindi fallito, cioè fallito non letteralmente, metaforicamente, capito? Porco Deagle, tutto da te, tutto parte dai soldi, subito conti in tasca Mirko, ha fatto così, ha fatto cosa, rifinanziato, ma lascia fottere sti cazzi di soldi, porca puttana, oh. Mamma mia, ma come, cioè, non hai imparato niente allora della vita, cavolo, cioè, minchia, quanti cazzi di schiaffi devi prendere? Poi, passiamo ad altri amici che mi hanno scritto, ehi, ma Sardegna ha dato due presidenti della Repubblica, il grande capo del comunista, non lo so, ma che cazzo me ne frega a me, oh, cioè, va bene tutto, però bisogna riconoscere, Sardegna sì è bella, una bella terra, fare le vacanze lì è meraviglioso, un bel mare, cavolo, un bel cibo buonissimo, le persone squisite. Però come qualità di vita, se uno vuole scegliere, cambiare da Stati Uniti in qualcosa, cambia in meglio, no? Non va nella terra meravigliosa vicino a Cagliari, forse? No ragazzi, cioè, dai, non a voi vi attaccate a tutte le minchiate, cioè vi attaccate a ogni parola che io dico, vi attaccate, cazzo, cioè non è possibile, cavolo. Poi un po' di immaginazione, no? È strano come Claudio ha capito subito la mia metafora quando ho detto giù dalla pianta. Perché cazzo, uno un giorno è su, poi dopo cade, va giù, cioè, nel senso, lui ha capito questa cosa, che lui una volta era su, pensava di essere chissà cosa, poi è andata giù come un scimmione, vabbè, e cioè, anche questa, no? Poi dopo non capisce il fatto che uso un termine per rafforzare e un disaccordo, no? Non lo so, minchia, oh, che cazzo. Poi uno che fa video come me, come te, Claudio, cioè tu sei di madrelingua, ok? Però qua non c'entra più un cazzo questa cosa, cioè imperdonabile dopo uno che vive in Italia 30 anni a scusarsi con questa minchiata che è lingua madre, non lingua madre. Però poi io uso tantissimo anche inglese, no? Nella mia vita di giorno per giorno. Vabbè, quindi non lo so, mi sono perso. Vabbè, comunque non c'è niente. No, non saltatemi addosso così, no. Uè. Allora. Niente, ciao.
Poi cosa che hanno detto anche altri? No, hanno detto un sacco di minchiate. Però vabbè, apprezzo comunque il fatto che uno si toglie dal suo tempo per scrivermi a me, a rispondermi. Si toglie dalla sua vita preziosa, piena di... perde quei minuti in quale poteva guadagnare miliardi per scrivere a me. Te che non sei nessuno. Era Sardegna, ha dato 2 presidenti, adesso è arrivato Mirko Jax, sarà il terzo presidente che dava, che darà la Sardegna. Avanti popolo, alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa.